Buon pomeriggio a tutti amici di Betty e Marco. Allora, sto preparando la ricetta per questa sera. Cosa faremo? Faremo le panelle siciliane. Meravigliose. Buonissime. Allora, siccome devono riposare, questo è il primo video, poi stasera le friggeremo insieme. Okay. Una meraviglia, il procedimento è facilissimo. Allora, l'ingrediente principale. Farina di ceci, si trova nei supermercati, costa pochissimo, però ragazzi, una ricetta deliziosa. Cosa facciamo? Prendiamo un tegame. Okay. E versiamo, questa è mezzo chilo. Ok. Aspettate che l'apro. Ok. Mezzo chilo di farina di ceci. Farina di ceci. Che si trova? Al supermercato. Ok. Tranquillamente. La versiamo tutta. Ok. Mezzo chilo, però ne vengono veramente tante. Okay. Perché le panelle si possono pure conservare. Ok, mezzo chilo. Poi abbiamo un pizzico di sale. Mettiamo un po' di sale a freddo senza accendere, almeno questo è il procedimento che mi ha insegnato mia madre, quindi io ve lo riporto. Dobbiamo mettere 1,5 litri di acqua. Ok. Quindi andiamo a mettere l'acqua piano piano e con una frusta cominciamo a girare. Questo è 1 litro, adesso ne andiamo ad aggiungere 0,5 litri. Okay. Ci vuole quasi che ci vuole olio di gomito. Abbastanza, però ragazzi, vengono una delizia. Dobbiamo togliere tutti i grumi. Tutto questo a fuoco spento. Io inizio a fuoco spento. Ok. Questo è 1 litro di acqua. Quindi che mettiamola bello. Piano piano, stasera panini con panelle spremuta di limone sopra. Mm. Buonissimo. Naturalmente io... Amore, 0,5 litri d'acqua mi serve. Ho bisogno di almeno 500 panelle. Ma qua le mangiamo tutte le panelle. E allora sto aggiungendo l'altro 0,5 litri. Di acqua, allora, quindi cosa ho messo? Soltanto un pizzico di sale, sì. Farina di ceci e acqua. Ok. E si gira sempre. Poi. Adesso non si deve proprio lasciare il tegame per un attimo. Non ho... Guardate, i grumi sono andati già via. Sì. Per questo vi dico, cominciate a fuoco spento. Ok. Perfetto, accendiamo. Da questo momento non dobbiamo lasciare il nostro tegame, neanche un attimo. Si gira sempre. Perché diventerà proprio, solidificherà tutto insieme e non si deve lasciare. Cosa dovete fare nel frattempo? Aspetta un attimo, amore. Per ora sì, perché è freddo. Continuo io. No, no, tu me le fai bruciare. Ah, okay. Allora, prepariamo un altro tegame, perché poi l'impasto io lo andrò a versare in un altro tegame. Ovviamente la forma gliela diamo noi, quindi voi potete versarlo dentro una teglia, anche sapete queste teglie per i plum cake che sono rettangolari, potete scegliere quello che vi pare. Io li ho sempre fatti in un doppio tegame. Ok. Dobbiamo mescolare, aspetta che mentre ancora non si è induito. Io giro. Tu me le fai bruciare. No, amore mio. Mettiamo una pioggerellina di prezzemolo. Okay. Allora, anche qui l'alternativa al prezzemolo potrebbe essere il finocchetto. Okay. Proprio lo vendono al supermercato nei barattolini. Okay. La scorsa volta io anni fa li feci con anni fa per voi, cioè l'anno scorso, con il finocchetto. Quest'anno cambio, metto il prezzemolo. Sempre buone, vengono. Sempre buone. Ok, adesso ragazzi dobbiamo armarci proprio di pazienza e girare. Fuoco alto o normale? Normale. Allora amici, guardate, io già è un 6-7 minuti pieni che giro, già sento che sta diventando duretta, sta addensando. Senza fermarsi, continuiamo sempre a girare, proprio deve iniziare a fare le bolle per noi poter dire è già pronta, possiamo passarla immediatamente nell'altro tegame o dove preferite voi, addirittura c'è chi le mette sui piatti. Solo che i piatti li spalma un po' di panelle e poi pian piano le stacca. Io preferisco fare così, guardate. Già sta diventando dura. Sono passata al cucchiaio. Addensato. Questa è la parte più... sì. Ok. Ci vuole proprio olio di gomito. Sì, per fare le panelle sì. È un ottimo modo per fare palestre. Gioia, cambiamo un attimo. Devi essere bravo però, non mi fare bruciare le panelle. Vedete, mi trattano no, qua. No, niente, finisco quando io. C'è da faticare. Guardate, amici. Sembra un purè. Ma è durissimo. Però se ce la fa Betty,
potete farlo anche voi. Guardate. Che meraviglia. Sì. Ma già c'è questo odore di, non so, che è il cecio. Il cecio, sì. Buono. Ecco che cominciano le polle. Viene, viene tipo una forma di purè di polenta. Sì. Sempre a fuoco acceso. Sempre a fuoco, senza spegnere. Allora, guardate, quando la consistenza è proprio, proprio solida, guardate proprio come è indurita, spegniamo. E adesso la andiamo a versare immediatamente in un altro tegame che io ho bagnato, quindi è umidiccio. Gioia, qua mi dovresti aiutare. Ti posso dare una mano io? Sì, dammi una mano, vai. Ce la fai? Sì. Ok, e li andiamo a versare dentro il tegame. Ok, adesso poi le andremo a sistemare col cucchiaio. Perché le panelle, mamma che odore di panelle, di ceci ovviamente. In questo momento di ceci. Sì. Che poi la panella con la frittura assume un odore, un sapore diverso. Aspettate, prima la versiamo tutta. Ok, questa specie di purè, di polenta. Sì, leva. Adesso cosa faccio io? Le spiano, okay. Quindi le sistemo velocemente col cucchiaio, okay. Tutto attorno alla pentola. Così è semplicissimo però, ragazzi, una bontà. Aspetta, fammele sistemare per bene. Okay. Tanto pure rapido. Eh sì, non ci vuole niente, però stasera vi farò vedere come noi facciamo i panini. Ok. Stasera li abbiamo... 47 panini mi mangio io. Io pure senza pane le mani. Allora, una volta che le abbiamo sistemate... Quindi si spiana il sole. Si spiana. Ok. Le dobbiamo fare raffreddare totalmente perché poi andremo a girarle. Ok. E vi farò vedere la forma che daremo noi, ma la quindi forma va fatta raffreddare per, totalmente. Per quanto tempo? Ma 2-3 ore, finché proprio non è freddo. Poi noi le andremo a friggere insieme. Vi farò vedere proprio come le giro e la forma che darò alle panelle. Come le tagli? Come le tagliamo? Una cosa, va fatta raffreddare quindi 2-3 ore. Anche 4, cioè, anche 4. Noi figurati tutto il pomeriggio lo lasceremo. Dove, in frigo o no, 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 fuori a temperatura, qui. A temperatura. Stop. Ok. Senza coprire, ragazzi, già lasciamo così. Siete il prezzemolino. Sì. Va bene. Quindi noi ci vediamo stasera con la seconda parte e friggeremo la parte finale. Le nostre panelle. A più tardi. Ciao amici. Ciao, amici.